Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video, io sono Marta Rossi e oggi ho l'argomento, diciamo che le cronache di Marta non finiscono qui perché oggi volevo parlarvi di un argomento a me molto particolare. Abbiamo deciso con Luca di non ascoltarci a vicenda, infatti io in questo momento l'ho chiuso nella camera insonorizzata come avete visto dalle storie di Instagram. Ora tocca a te, vai nella cabina insonorizzata, grazie. Puoi sederti lì, fammi vedere che ti siedi. Ma perché fammi vedere che ti Via, siedi? Ciao! Questi giorni, no, di fine settimana ci siamo un po' raccontati un po' di cose passate e abbiamo, diciamo, messo tutto in ordine nella nostra testa e abbiamo pensato un po', ma in realtà come è cominciato tutto? Come è cominciato tutto tra me e Luca? Sono tante le cose che vi vorrei raccontare, però cercherò di toccare i punti fondamentali e principali. Ma tutto è nato circa 7-8 anni fa in realtà, quando io mi sono ritrasferita nuovamente a Milano dopo la mia lunga relazione di 6 anni che ho avuto a Roma. Io a un certo punto sono ritornata a Milano dove avevo tutte le mie amicizie, i miei migliori amici, c'era Marchino, insomma, che conoscevo da tanto tempo, e in una giornata particolare, quando ho deciso di dedicare il mio canale al, diciamo, su YouTube, ho conosciuto Luca in questo evento organizzato sempre da YouTube stesso, che è un evento che si organizzava ai tempi ogni mese. Ci saremmo visti nel corso degli anni circa 4-5 volte forse, ma sto esagerando forse dicendo 5 volte, di cui una parte è stata dedicata, come sapete, alla costruzione del video di Distante, dove c'è stato uno scherzo e una realizzazione di un videoclip per, insomma, la mia canzone. Come è successo tutto? Poi sono stata invitata alla live No Stop, che è stato molto piacevole per me perché, essendo chiusa in un monolocale di 20 metri quadrati, cioè praticamente io parlavo tutto il tempo con tipo la telecamera, quindi parlare con altre persone, insomma, mi faceva piacere. Infatti abbiamo passato una bellissima serata. Mi ricordo che dopo la fine della live No Stop, insomma qualche settimana dopo, ho cominciato a sentire Luca e ci siamo scambiati il numero di telefono e io in quei giorni ho avuto un grave problema con mio papà, che non è stato molto bene, ha avuto un problema di salute importante improvviso durante il lockdown e io sono andata in una sorta di panico totale perché mi sarebbe piaciuto essere lì a casa insieme ai miei fratelli e mia madre. Non sapevo come spostarmi perché non c'erano i treni, era il primo lockdown, i pullman non c'erano, non avevo una macchina con cui spostarmi e devo dire che la prima cosa che mi ha colpito, ma tantissimo, di Luca è stato proprio che lui si è proposto per accompagnarmi in Calabria. Io sono rimasta scioccata perché ho detto: ma cavolo, ma non ci conosciamo, non siamo amici, cioè perché tu mi dovresti accompagnare in Calabria? È stato quello che mi ha fatto scattare un po' di... diciamo così, di voglia di parlare anche con Luca, perché da quel giorno è stato un po' tutto diverso, perché io ho rifiutato in realtà, perché poi non siamo andati, mio padre il giorno dopo è stato meglio, mia madre mi ha tranquillizzato, insomma mi ha detto: non ti preoccupare, qualsiasi cosa ti avviso, e poi in realtà non potevo neanche portarlo giù a casa, perché da noi in Calabria, cioè se porti una persona a casa comunque ha un certo significato, no? E quindi mi ricordo che ai tempi gli avevo detto: no, non puoi venire a casa mia perché non ti posso portare a casa, cioè nel senso, sì, grazie, magari mi accompagni, facciamo sto viaggio, però poi non puoi dormire a casa mia, che fai? Devi ritornare indietro. E lui addirittura mi aveva detto: non ti preoccupare, o dormo in macchina o in un hotel, oppure addirittura mi faccio tutto il viaggio di ritorno indietro, perché comunque avevo capito che lui aveva bisogno anche di staccare. Poi ci sono stati dei giorni in cui ci siamo sentiti, siamo andati in montagna, abbiamo fatto un servizio fotografico perché io volevo trovare un fotografo, lui aveva bisogno di foto nuove per Instagram e ci siamo fatti queste foto, fotografie a Lecco, vi sopra Lecco, una montagna, una cosa del genere, insomma bellissime, in un posto suo segreto che conosceva da quando era piccolo, e abbiamo passato una bellissima giornata. E da allora abbiamo cominciato un po' a sentirci un pochino di più, ma sempre senza malizia, cioè nel senso tutto questo è nato all'improvviso, e il fatto che lui poi avesse suscitato in me un certo interesse uguale io per lui è una cosa che è successa dopo, cioè nel senso non è una roba che è stata premeditata in qualche modo. In ogni caso è stato tutto molto bello perché mi ricordo la cosa che mi ha colpito di Luca è un po' la tenerezza con cui affronta le cose, no? Io da parte mia sono una persona molto trattenuta, vuoi perché ho avuto delle brutte relazioni, vuoi perché insomma ogni persona è diversa. Lui è diverso da me, lui è una persona che
riesce ad esprimere la sua tenerezza e le sue cose in maniera molto spontanea. E avevo capito che comunque io avevo suscitato in lui un interesse, soprattutto perché insomma lo vedevo sempre presente, in un periodo a me per me molto strano. Non dico buio, ma strano, perché io ho perso il lavoro con il teatro, perché i teatri sono chiusi, no? Lo sapete. E durante il periodo di luglio mi è stato proposto di fare un camp per bambini estivo in una scuola a Legnano, dove avrei svolto sì il lavoro di insegnante, però in realtà un insegnante un po' diversa, cioè insegnante di musica sostanzialmente, ma anche un po' ti guardo tuo figlio, perché un po' è un camp, no? E così ho fatto, e sono stata 3 settimane svegliandomi ogni mattina alle 5 del mattino lì. E infatti in tutte queste settimane io non ho potuto vedere Luca, mi sarebbe piaciuto. In queste settimane lui è stato sempre molto presente, mi dava il buongiorno, la buonanotte, anche se poverino mi scriveva la notte, ma io tipo alle 9:30 già ero crollata perché mi svegliavo molto presto la mattina, e lavorando con i bambini poi arrivi che sei praticamente distrutta e non riesci a fare nient'altro. E subito dopo ci siamo visti, siamo andati, abbiamo fatto una gita sul lago, abbiamo deciso di passare delle vacanze insieme, perché tutti e due ci siamo ritrovati a Ferragosto senza fare il Ferragosto sostanzialmente, e abbiamo detto senti, ma visto che tanto siamo da soli, lui aveva i genitori che erano in vacanza in Sardegna, aveva casa solo, sono da solo tutto il tempo, fa caldo, perché non ce ne andiamo in un posto più fresco, sei solo anche tu, e da lì un po' è nato tutto quanto. Devo dire che la vacanza di quest'estate è stata bellissima, io non mi pento di niente, di tutto quello che è successo, perché Luca è una persona splendida e io penso che non ci sia mai qualcosa di brutto nel provare dei sentimenti belli. E quando le persone mi chiedono ma siete fidanzati? Io rispondo sempre con no. Potremmo essere fidanzati, potremmo non essere fidanzati, ma non voglio dare un nome a quello che sta succedendo, perché non mi piace stereotipare le cose che stiamo vivendo. Siccome in passato ero sempre pronta a dare un nome a quello che accadeva, cioè ero lì che diceva no, siamo fidanzati, o questa cosa si sa, oppure basta, finisce qui. Non voglio più rivivere quell'ansia che mi ha portato in una situazione che poi alla fine non mi ha fatto bene, perché non mi ha fatto bene. E poi non ha creato niente di positivo, perché oltre ad avere dei ricordi, alcuni brutti ma altri molto belli, no? Come in tutte le storie, in realtà non ha creato nient'altro. E oggi non voglio che questa cosa venga rovinata da un nome. Magari un domani ci sarà, sì, non avremo problemi a dire ok, sì, stiamo insieme, ma in realtà adesso non ce n'è bisogno, perché abbiamo bisogno solo di star bene tra di noi e di viverci giorno dopo giorno, che è quello che poi sostanzialmente stiamo facendo qui a casa. Ebbene, spero di aver detto tutto, di aver raccontato, che le cronache di Marta non vi abbiano annoiati. Dimenticavo che adesso è arrivato il turno di prendere Luca dalla camera insonorizzata, perché io l'ho chiuso lì, perché così lui insomma non potesse sentire niente, in modo che non potesse sentire niente. Lo vado a recuperare e andate a vedere anche il video sul suo canale, perché lui ha fatto un po' la stessa cosa e vi racconta a suo modo che cosa è successo. In realtà, come voi, andrò anche io a vedere il video, perché sarà nuovo per me, perché è una sorpresa, vorrei capire che cosa insomma dice qui su questa scrivania in merito a quello che tra di noi sta succedendo. Grazie per essere stati con me, vi aspetto al prossimo video, spero di non avervi annoiata con le mie cronache di Marta, e cosa dire, mi raccomando mettete un pollicino su, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, così non perdete più nessun video. Volevo ringraziarvi per i numerosi messaggi che io ho ricevuto sotto al video della live, il video precedente a questo, più di 1000 messaggi, commenti che sono stati veramente per me molto d'aiuto in questi giorni, ma soprattutto mi hanno fatto capire che in questa pagina siamo diventati un po' una famiglia, una community educata, sincera, che ascolta e sa ascoltare, e questa è la cosa che per me è molto importante. Quindi grazie, ci vediamo al prossimo video, andate a vedere anche il video di Luca. Ciao!